Presidente Mattarella, sul tema, avete discusso del tema del debito, che rassicurazioni ha avuto, se ne ha avute? Ma noi abbiamo, devo dire, parlato di tante cose. Io voglio ringraziare il Presidente della Repubblica perché in un momento storico così complicato e difficile, per certi versi senza precedenti, in giornate in cui usciva Cottarelli e stava per arrivare Di Maio, il Presidente ha avuto la sensibilità istituzionale di incontrarmi come Sindaco di Napoli, quindi per portare la dignità di Napoli, la questione profondamente ingiusta e insopportabile del debito storico, ma anche il lavoro enorme che sul territorio stiamo facendo in un momento in cui c'è preoccupazione perché non c'è un Parlamento, non c'è un governo. Noi andiamo avanti in condizioni difficili e insieme a tanti altri sindaci rappresentiamo un punto di coesione del Paese tra le differenze, quindi abbiamo portato l'orgoglio, la dignità, ma anche l'esigenza che le istituzioni centrali, governo e Parlamento, comincino ad operare nel pieno delle loro funzioni, perché noi da quasi 6 mesi non c'è un governo, da circa 6 mesi non c'è un Parlamento, anche questo che si è insediato non istruisce un provvedimento, non c'è una commissione che sta lavorando. Pensate un po' come si possono affrontare i temi così delicati come il debito storico senza avere un governo e un Parlamento. E nel Presidente della Repubblica ancora una volta abbiamo trovato attenzione, sensibilità, ascolto e sono convinto che la sua presenza sarà molto utile in una fase istituzionale così delicata del nostro Paese. E poi ho anche sottolineato al Presidente che noi ci siamo. In questo momento difficile, in un vuoto di governo, in un vuoto parlamentare, i sindaci ci sono e stanno dando il massimo perché il Paese non subisca un contraccolpo troppo grave per un vuoto di potere così lungo e così lacerante. Ovviamente la convocazione al Quirinale è già in scaletta da qualche giorno, suppongo, no? Il Presidente mi ha chiamato alle 21 dell'altro ieri, convocandomi alle 11 del mattino del giorno dopo. Per capire, sì, no. A maggior ragione, durante il travaglio ha avuto l'opportunità, sono rimasto molto colpito, l'ho rappresentato al Presidente, sono quei comportamenti e quelle condotte che non si dimenticano, che danno il segno del riconoscimento, della fatica, del lavoro, della dignità, dell'orgoglio. E poi ho sottolineato al Presidente quanto Napoli in questi anni stia crescendo senza soldi, con le casse pignorate. Ho raccontato bene nel dettaglio la vicenda, tra le altre, del CR8, insomma, quindi credo che sia un segnale molto importante. Ecco, lo voglio dire perché talvolta leggo e ascolto dei racconti della città isolata e del sindaco isolato. Io penso che noi siamo una città che in questo momento è un punto di riferimento per il Paese, lo dico senza presunzione, senza supponenza, con l'umiltà che ci contraddistingue, ma come dire, non è che abbiamo avuto comportamenti molto propensi favorevolmente nei confronti della nostra città da parte dei governi nazionali e dei governi regionali. Invece ho voluto ringraziare anche il Presidente Gentiloni, che uno degli ultimi atti che ha fatto ha chiuso formalmente la vicenda del CR8 per quanto riguarda l'accollo del debito e quindi la fine del pignoramento delle casse comunali. E quindi ho rappresentato al Presidente della Repubblica quanto maggiore ancora sia l'ingiustizia di aver subito, come dire, che c'è il rischio di un'immediata sanzione per un debito che non era nostro, quindi non solo che non dovevamo pagare, ma che addirittura rischiamo di pagare la sanzione. E anche questo ho rappresentato chiaramente al Presidente. È stato specifico su Napoli o c'è un po' di logica anche in questa? Io quando mi muovo, mi ascoltate anche, proprio perché credo nel lavoro di squadra e sono vicepresidente dell'ANCI, non parlo mai solo di Napoli. Chiaramente l'incontro era su Napoli, però no, come dire, mi sono permesso di allargare la questione ai sindaci di tutta Italia, in particolare la grande sofferenza dei tanti sindaci in predissesto del Mezzogiorno.